giocare. Grande! Ma io dico che è stato un ottimo risultato, perché la squadra avversaria era veramente una squadra forte. Vi ha messo molto in difficoltà. Molto in difficoltà, a livello individuale, anche a livello di gruppo, secondo me è una delle candidate a vincere il torneo. Non sarei falso a non dire una cosa del genere. Per cui per noi è un grande punto, anche perché proveniamo da una serie di risultati molto negativi. Io spero che con l'anno nuovo questo risultato ci aiuti a
a vincere qualche partita. Ma avete cambiato un po' il modo di giocare? Il modo, No, in realtà il modo era sempre quello, il 3-2-1. Il valore aggiunto di oggi è stato Giovanni, che tra virgolette il nuovo acquisto, e ci ha dato una grande mano, per cui... In che ruolo ha giocato? Centrocampo. Secondo te comunque ancora c'è qualche area in cui dovete consolidare, dovete migliorare? No, semplicemente oggi eravamo 8, cioè più o meno eravamo 7 e mezzo, perché quello che è entrato dopo, Federico, proviene da un infortunio alla caviglia, per cui dopo 4 mesi è ripreso a giocare. Ma la cosa che mi conforta di più è che oggi ne mancavano 4, per cui la squadra non è neanche al completo, e con l'aggiunta di questi 4 ragazzi che rientreranno a gennaio, secondo me tra le prime posizioni potremmo andare. Va bene, perfetto. Grazie mille, grazie Marco. Speriamo bene per voi e alla prossima. Ti ringrazio. Ciao. Ed eccoci ora qui con Giuseppe degli Spartani. Salve. Come è andata la partita secondo te, Giuseppe? Allora, com'è andata? Questa è una domanda abbastanza ironica, no? Diciamo che male, è andata male. I primi 10 mesi non abbiamo capito nulla. Abbiamo preso 2 gol così a secco. Sì, così si può dire. Si può dire. Poi abbiamo ripreso la partita. Siamo passati in vantaggio di 2 gol e poi c'è stato un ennesimo blackout e ci ha portato via 2 punti che facevano comodo per la classifica. E secondo te come mai questo blackout? Non me lo so spiegare neanche io, non lo so, forse abbiamo sbagliato i cambi, forse non eravamo concentrati, sicuramente non eravamo concentrati al 100% e abbiamo pregiato la partita. Avete fatto comunque tantissimi tiri in porta, soprattutto sì, in realtà nel primo tempo, però non riuscivate mai a concretizzare. Abbiamo una media pazzesca di tiri sullo specchio, nello specchio, però niente. Come mai secondo te? Manca magari, in realtà dovrebbe esserci diciamo che tiri direttamente. Come? Questo senza un dito, però diciamo che comunque la fortuna non ci sta girando e quindi su 30 tiri fare solamente 4 gol e prendiamo una partita così. In ogni caso comunque complimenti, hanno anche Marco Calì vi fa i complimenti dicendo che secondo lui siete una delle squadre migliori. Ah, siamo dodicesimi, tredicesimi, quanto siamo? Nonostante tutto comunque. No, ma perché comunque le qualità ce le abbiamo, ripeto, come ho detto l'altra volta, siamo ragazzi che giocano a calcio da un bel po' di tempo. Solo che però sta girando così. Speriamo dopo la sosta di tornare un po' più cari, un po' più concentrati. Va bene. Va bene. Grazie mille allora e alla prossima. Ciao.